Ciao a tutti i Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video Test Mode. Oggi siamo ancora qui per un altro Test Mode con un altro marchio, stessa marca, John Deere. Quest'altro oggi appunto è un escavatore realizzato da JDL Logging e grazie all'aiuto anche di FDR Company e FT Modding e anche Sirius Modding. Vi faccio vedere un attimo prima il modello, è fantastico, fatto benissimo, anche se ho trovato alcune cose che non funzionano. Tutto dettagliato nei minimi particolari, cioè, guardate che bel regalo di Natale. Veramente tanta roba. Rispetto alla realtà i modelli reali sembra identico, non ho ben capito se è l'ultimo modello oppure ce ne sono altri, però è fatto veramente bene e ha l'autolivellamento dalle immagini che ho visto. Adesso andiamo un attimo a provare, una velocità massima di 9 km/h e ha qualche funzione. Tra cui vediamo un po' se accendo la lama. No, non funziona. Aspettate un attimo che mi devo sistemare un attimo una cosa. Qui. Mostra aiuto, sì, ok. Altrimenti non ci dà nulla. Vabbè, quello lì, ah ecco, fa parte del gruppo North Star, perché anche quell'altra mod è uscita di recente e ha sempre lo stesso logo. Ho provato a tagliare le piante, potete tagliare anche soltanto questi qua, guardate. Cioè, potete ancora tagliare, volendo li potete frantumare. Una cosa che ho notato è che non vi toglie tutto, cioè non vi toglie la corteccia, i rami, ma quello è plausibile. Allora, vi avvicinate un po', avete con il tasto destro del mouse verso destra la tira in su, aspettate, verso destra la tira su, verso sinistra lo manda giù così, che non è il massimo. Tasto destro verso l'alto lo abbassa, verso l'alto lo abbassa, verso il basso lo alza, proprio al contrario. Vabbè, poi tasto sinistro del mouse andando verso destra, ruota così, verso sinistra fa così, verso destra va a destra e verso l'alto muove il braccio dietro, in basso, e verso il basso lo muove in alto. Sì, è tutto, vabbè, più o meno avete capito, dai. Come qui, come qualsiasi mezzo normale. Volevo portarlo con il mane, il Geringhoff, su una pendenza, ma non riesco. Praticamente pesa troppo e non riesco a trasportarlo. Premendo B, ecco, sì, l'abbiamo già tagliato. Comunque dovreste forse prima pinzarlo. Ma non è semplicissimo, Perché se voi lo pinzate prima è un po' un problema, per il semplice fatto che dopo non riuscite più a tenerlo bene, perché è tutto un insieme di collision. E una cosa che ho notato è che non mi lascia aprire i denti sotto. Ho guardato un attimo sulle informazioni e si dovrebbero aprire con il tasto keypad 7 o il 4, ma non va. C'è anche il tasto keypad 5, mi accende la luce lì sopra, e keypad 6 mi accende questi con i led, se no li fai normali. Eccoli qua, i fari completi. Faccio un attimo vedere nello shop la striscia led sopra, gliel'ho aggiunta io perché di default non ci sarebbe. Trovate in equipaggiamento silvicoltura e lo trovate in fondo, 356.000 euro, 2000 litri, 9 km orari, 788 cavalli però, e potete mettere design led light bar, e noi l'abbiamo messa, costa sì, niente, non costa niente. Faccio vedere già il dirt, che se mi ricordo così si fa, esatto, tutti i vari stadi. Questo qui è l'ultimo e praticamente non vedete quasi nulla. No, vabbè, si vede ancora, però vedete tutto oscurato, c'è di meglio, ecco. E un'altra cosa che volevo farvi vedere, sì, sarà un test mode molto corto, vi faccio vedere un attimo sulla betulla. In teoria la dovrebbe no, forse la taglia, perché le altre piante grandi non ce l'ho fatta. Sì, la betulla la taglia,
Sì, io se fossi in voi lo utilizzerei principalmente così. Come vedete, questa qui non è una betulla, sono riuscito a tagliarla, ma la base non riesco perché penso sia troppo grossa. Accendiamo. E no, non mi funziona proprio nulla, perché o che bisogna mettere le stringhe della... le stringhe dei pulsanti, perché magari ne sono impostate altre, oppure non ho proprio la più pallida idea. Questa qui dovrebbe essere sempre la stessa pianta, vi faccio vedere dall'alto. Ok. Vedete che piano piano salta giù qualche ramo. Ecco lì che ha preso un po'. Ci dipende dalle volte, a volte riesce a tagliare bene, a volte no. È una mod che ve la consiglio sulla mappa forestale, però dovete essere anche in grado di saperla usare perché io non mi reputo proprio bravissimo a utilizzarla, però me la cavo. Sì, poi già se vi trovate in una situazione come questa non potete proprio muovervi da nessuna parte. Vediamo un po' se riesco a tagliarla. No, non ci lascia. Se io invece la ruotassi così, andiamo in retro, alziamo tutto il braccio, faceva una cosa del genere. In teoria la pianta dovrebbe andarsene. In teoria. No, invece non ci lascia. Vabbè. Comunque è una mod che merita di essere scaricata perché rispetto a quello che hanno sulla serie della Forest Valley, questa qui è realistica. Forse anche le altre. Però questa qui ne ho la certezza. Le altre forse erano proprio mezzi marchi sconosciuti. Comunque consuma parecchio. L'ho usato 0,3 ore e abbiamo fatto già 70 litri ora. Vabbè, a 700 cavalli, quindi si può anche capire. Vediamo un attimo se col joystick funziona. La parte lì no, mi sa. Quanto pare no. Clacson, non male, vabbè. Comunque, se, non so se avete fatto caso ai sound, spero si sentano. E sono molto belli. Molto molto belli. E un altro peccato, qua i cavetti che non sono collegati. Però, in teoria, ha l'autolivellamento. Proviamolo qua. Non so se si noterà mai, però avercelo ce l'ha. Ah, forse ho capito. Left Control D. No, non funziona niente. Vabbè. Vediamo un po' se vado su questa roccia, se riesco a salirci. No. Niente. Vabbè, allora direi che è tutto. Bella è tutto, ma ha qualche mancanza. Però ci sta. E anche questo qui è uscito di recente. Comunque, adesso non so più di chi è, però sempre un modder del suo gruppo, penso. Ah, non vi ho fatto degli interni, giusto? Eccoli qua. Ha le lancette che funzionano e basta. Per il resto, nulla. Peccato per quei tasti che non funzionano e appunto per la parte qua davanti che non si apre, questi dentini qua. Comunque ragazzi, spero tantissimo che questo test mod vi sia piaciuto, spero che vi piaccia la mod e vi possa essere utile nelle nostre farm. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti da Retti.